c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones. C'era un ragazzo che come te, perché? Ma perché io ero un appassionato di Morandi e quando ero ragazzo lo imitavo in tutte e per tutto. E quindi Riccardo Colao, che tra l'altro è l'editore, ha pensato a questo titolo anche perché lui si trovò un giorno sul pullman del Canzano dopo una trasferta ed io, come al solito, mi misi a cantare Morandi. E allora, vista questa mia grande passione, pensò fosse giusto dare questo titolo. Avresti voluto o vorrai sfruttare e dedicarti meglio alla voglia di scrivere, di comporre in questa fase della vita, o è un hobby che è sempre coltivato e anche con discrete soddisfazioni e rimane là? No, devo dire che io nel corso della mia vita io sono sempre stato un amante della grafia, di scrivere, di fare. Certo, è una parola grossa quella dello scrittore. Io anche quando si diceva che facessi della poesia o componessi, quelle erano frasi sul calcio, pensieri che mi piaceva così condividere con altri che magari chissà cosa si pensava del calciatore, e io volevo far capire in fondo che ero uno di loro, e quindi mi veniva anche facile esprimere quello che in effetti pensavo. Da noi un tutt'età chi muta palla in la porta di fronte, ma è un tifoso chi giugna già domattino chi du la curva a curva doppia. Senza pensarci troppo su, la prima persona che ti viene in mente pensando a ieri, la prima persona che ti viene in mente pensando ad oggi, relativa a Catanzaro ovviamente. A Catanzaro non posso dimenticare due personaggi come il presidente Nicola Ceravolo e come Umberto Sacco, perché sono stati coloro che mi hanno accompagnato in questo mio percorso, che è stato, devo dire, fantastico, e forse questa è stata la voglia mi è venuta proprio per questo, perché dovevo condividere un qualcosa che mi è sembrato gratificante su tutti i piani, senza sacrifici, perché poi non ho fatto sacrificio, però volevo condividere questo, ecco, questo mio chiamavano tra virgolette libro, è una maniera di condividere e far capire che comunque quando si vuole ottenere qualche cosa, che in questo mondo nulla è possibile, però bisogna avere la voglia di ottenerlo. Tanta gente semplice in platea, ma anche tanti, diciamo, VIP, Claudio Ranieri, uno di questi, significa che la traccia di Silipo è stata abbastanza profonda. Claudio ha ancora una marcia in più rispetto a tutti quanti i personaggi calcistici attuali, e lo dico non perché sia amico, perché so quello che fa, so quanta solidarietà, quanto affetto tra di noi, e credo che sia unica al mondo la realtà di avere un gruppo che si ritrovi a distanza di tanti anni insieme a fare il Capodanno, come andremo a fare, o l'estate, a inizio estate. Riunire un gruppo fa anche capire però quanto fosse forte quel gruppo, sul piano, non parlo di tecnica, proprio sul piano dell'affiatamento, della collegialità, dello stare insieme. Quell'affiatamento che magari farebbe comodo ad un Catanzaro come quello attuale. A Catanzaro sicuramente, ma credo che a tutti i livelli, a tutte le squadre, avessero questa possibilità di avere dei giocatori così, sarebbe una grande realtà. Due parole sul Catanzaro di oggi, che tu segui anche se a distanza, alterne fortune, quest'anno sembra un'annata da vacche magre. Sì, purtroppo è così, ma ci sta nel calcio. L'importante è non disperdere però l'entusiasmo che c'è, l'importante è cercare in ogni caso di dare mano a una società
che è l'unica che è presente, perché sia pure non sia di Catanzaro, non è catanzarese, però dimostra di tenerci. Allora io dico, il calcio non è che si parte per vincere, ma ci si può anche non arrivare, e allora bisogna insistere, perché no, magari sperare che il prossimo anno sia quello giusto. Claudio, due parole sul libro di Silipo. Ma il libro bisogna leggerlo, l'ho detto, io ancora non l'ho letto, ho soltanto visto mentre lo faceva, perché si assentava, cominciava a scrivere, però ecco, chi l'ha letto dice che è un bel libro, semplice, che si legge dall'inizio alla fine con molto, non nostalgia, ma con molta felicità e gioia di rivivere quei momenti. Dovresti scrivere tu qualcosa su di lui, della tua amicizia, della tua... È difficile dire questo, perché quel Catanzaro ha segnato un po' tutti noi, siamo rimasti in molti ad essere amici, ad incontrarci più volte nel corso dell'anno, per cui quello è un calcio che credo non ci sia più. Era più bravo tu o lui? No, lui era più bravo, sicuramente. Più bravo tu o Ranieri? No, diciamo che eravamo due buoni giocatori.